Sono indispensabili le sue domande. Per la polizia, sì. Allora mi dica. So che lei ha una pistola Remington. Potrei vederla? Si accomodi. Stavo pulendo domenica, ricordi? Io non l'ho presa. Hanno avuto delle visite? Ma sì. Proprio domenica ci siamo riuniti qui con l'amministratore della clinica, la dottoressa Lombardo e il dottor Azzini. Mi hanno chiamata? Per caso, hai visto una pistola che era nella scrivania? No, io non l'ho vista, signore. Non importa, va pure. In questa riunione di cui mi parlava ci fu qualche disaccordo con l'amministratore? No. Sì, cioè ci furono delle questioni, ma poi sono state risolte. È vero che il dottor Azzini era in procinto di lasciarvi per andare in un'altra clinica? Sì, ma non sarebbe andato. Mia moglie era disposta a cedergli delle azioni in misura superiore all'altra offerta. Suppongo che lei fosse d'accordo. Sì, ma legalmente non toccava a me decidere. Non capisco. Chiederò all'amministratore che le mostri una copia dell'atto costitutivo della società. Bene. Dottor Carli, lei per caso ha chiamato il dottor Azzini tra le 6 e le 7, se lo ricorda? No, ho avuto 2 interventi. Ho cominciato alle 5 e ho finito alle 9. Beve qualcosa? Niente, grazie, non bevo. E nemmeno fumo. Signora Carli, lei l'ha chiamato? Sì, l'ho chiamato alle 6:30. Non era a casa e gli ho lasciato un messaggio. Le dispiacerebbe rispondere a un'ultima domanda? No, non si allarmi, è una semplice routine. Cosa ha fatto lei tra le 6 e le 8 del pomeriggio di sabato? Ero al cinema. Il film mi annoiava e sono uscita. Ha telefonato dal cinema? Da un telefono pubblico. Ho capito. Commissario, credo che il fatto che mia moglie fosse disposta a un accordo col dottor Azzini la ponga al di sopra di ogni sospetto. È vero. Mi scusino e non si preoccupino per la scomparsa della pistola. Qualcuno, chissà chi, può averne comprata una della stessa marca e calibro. Mi dispiace molto avere disturbato, signora. Che strano tutto questo. Anche per me. Pronto? 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 Ma chi è? Pronto? Anna passata.